Rims Racing, giocheremo tra poco, produzione tutta italiana che ha visto la collaborazione di veterani della game industry, appunto qui nostrana. Nunzio, cosa ci racconti di Rims Racing? Allora, prima abbiamo accennato, è bellissimo, un gioco completamente italiano dedicato alle due ruote che rispetto a tutti gli altri titoli che ho sempre visto nella mia vita ha un qualcosa di nuovo che coinvolge proprio il motociclista come persona, non semplicemente uno che vuol correre con le moto, perché ha una parte di cura della propria moto che mi ha veramente sbalordito. Max, se ti va, fai la telecronaca della sua partita, della sua prestazione. Ecco qua. Noi ci senti? Sì, sì. Sei pronto? Sei in pista? Sì. Cosa stai facendo? Sto per scendere al Nürburgring con l'Aprilia RSV4. Bene, Max, che circuito è? Quella è un'Aprilia RSV4 Factory, eh? Sì. Bella, nero opaca, bella, bella. Che circuito è Nürburgring? Ma circuito Nürburgring, allora, circuito tedesco, è medio-veloce, non è un circuito velocissimo, ma sì, ha un po' di parti lente e parte un po' più veloci, ma non velocissimo. E io mi ricordo, ci abbiamo corso diverse volte con l'Aprilia proprio, RSV4, quella che lui sta guidando. Sì, nel 2012 sì, ho fatto la pole position, ho vinto una gara. È bella, e soprattutto dopo la partenza, adesso la vedremo quando si parte, c'è una curva a destra pazzesca. Curva a destra che torna indietro tanto, vedi, è difficile perché bisogna frenare e poi buttarsi di nuovo a un sinistra che gira tanto, gira. Porta fuori questa curva. Esatto. Poi si va ancora dritto, c'è un sinistra a destra questo qui che segue, si va adesso in discesa, dovrebbe andare in discesa, non si vede tanto, ma in realtà va in discesa. E poi a sinistra e c'è una frenata. Eccola. Ma lì si è alzata la ruota? Staccatona! Che bella! Ma è realissimo, eh! Destra, si scende giù, questa qui si fa in pieno, questa che fa a destra a sinistra, e poi si frena a destra. Eccola lì. Questo è un ferro di cavallo lungo. Si fa in seconda marcia, ecco, si torna allarga, indietro. Si torna indietro, sali in seconda terza e vai su questa sinistra-destra che è una S veloce, che non si vede l'uscita, vedi che è un po' cieca, sì. Esci, breve rettilineo e c'è una frenata forte, e ora sta per affrontare, si va in seconda marcia e questa è una S, sinistra, destra, e tu la devi fare bene perché ti mette su un breve rettilineo, ecco, e poi la parte eclatante qui è il curvone questo qui che si fa pieno. Ora non so se lui la fa piena, però questa si fa... Si fa in accelerazione. Sì, piena, piena, piena. E questa è una staccata la più terribile perché è un sinistra-destra secco. Si fa quasi in prima-seconda. E questa è l'ultima curva. Una curva che torna indietro. Devi scorrere, ecco, bravo, vedi, l'ha fatta un po' larga. Che consigli dai, Max? Dai dei consigli, sennò... Sta aggredendo un po' troppo, vedi che arriva troppo lungo in frenata e poi questo è l'errore classico quando acceleri troppo forte che sei inclinato. Ok, possiamo cambiare circuito, no? Portaci da qualche altra parte così vediamo. Devo indovinarlo? No, ci dirai com'è poi il circuito, come abbiamo fatto adesso. Andiamo in Giappone. Beh, giusto? Suzuka, Suzuka sì, è un circuito pazzesco. È il circuito più lungo del moto mondiale, sì, ed è il più complicato. Ci corre anche la Formula 1, ma questo è un circuito misto veloce. Sì. Ci sono tante parti veloci, delle S in salita e leggermente in discesa, e poi una parte velocissima. Vedi la partenza, qui ci si sgomita, vedo che... Battaglia, erba. È rientrato. Grande nuovo. Non calpestare le aiuole. Questa è gara? Sì. Milena fa il commento. Navigatore. Ha intoccato l'erba. E qui. Non hanno fatto ancora le gomme che resistono sull'erba, eh? Con le 500 fumavano le ruote, per la ruota posteriore, perché è una curva in appoggio, c'è tanta potenza e sgommavano, mi ricordo. Un giapponese pazzesco, Norifumi Abe. Sì. Lui faceva fumare la ruota da matti, era uno spettacolo. Ora Max ti dirà com'è andata. Io so anche il listino prezzi, perché ho a memoria. Esatto, ora ci dici
quanti danni ha fatto il buon Nunzio, eh? È veramente aggressivo. Devi essere allenato, come... è tutta una questione di allenamento. Incredibile. Che è talmente realistico, fatto bene, che se ci stai lontano una settimana o due come ho fatto io, perdi poi la mano, mamma mia.